tradizione e suggestione avvolgono la croce di Desiderio che è arrivata a noi attraverso un viaggio di oltre 1000 anni. Per incontrare la croce, dobbiamo superare le porte del monastero medievale di San Salvatore e Santa Giulia nel cuore di Brescia e salire le scale di Santa Maria in Solario, luogo di culto che conserva tesori inestimabili. La croce si può datare verso la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo d.C. Viene chiamata Croce di Desiderio in omaggio al re Longobardo che nel 753 d.C. fondò il monastero. Tra le sue mura vennero accolte come monache le donne delle più importanti famiglie della corte e il monastero divenne ben presto un centro di rilevanza religiosa, politica ed economica. Dell'importanza di Desiderio è rimasta traccia anche nelle monete d'oro custodite a Santa Giulia. Alessandro Manzoni, nella tragedia d'Elchi, ambienta tra le mura di Santa Giulia la morte di Ermengarda, figlia di Desiderio, ripudiata dal marito Carlo Magno prima che il futuro imperatore sottomettesse i Longobardi. Nei secoli dell'Alto Medioevo, l'impero e la Chiesa, la corona e la croce sono profondamente legati. La croce di Desiderio, come la cripta di San Salvatore e la lipsanoteca paleocristiana, è legata al culto delle reliquie, fondamentale nel Medioevo. Il reimpiego di manufatti antichi negli edifici medievali conferisce a queste architetture un aspetto particolare che emerge con forza nel monastero di Santa Giulia, in particolare nella chiesa di San Salvatore. Le spoglie di edifici pagani rendono ora omaggio alla religione cristiana. Il reimpiego ha sia un significato pratico, in quanto utilizza materiale esistente facilmente reperibile, sia un valore simbolico. Le genti longobarde assimilano le forme e le tecniche della civiltà romana con le quali si incontrano dopo aver varcato le Alpi e le rielaborano. Ne emerge uno stile del tutto particolare, nel quale si intrecciano motivi vegetali e animali che coprono completamente le superfici. Il gusto decorativo dell'arte medievale viene declinato su tutti gli oggetti, anche su quelli di uso comune. Questo gusto, nel quale con grande naturalismo si fondono fregi e forme simboliche, è riconoscibile in alcuni rilievi della chiesa. Alcune piccole croci longobarde conservate nel museo riecheggiano la ricchezza decorativa della croce di Desiderio. Davanti a noi, il capolavoro appare ancora in tutto il suo splendore. Un tesoro inestimabile. 212 tra gemme, cammei e paste vitre donano all'opera un aspetto straordinariamente prezioso. Si distinguono le figure a rilievo dei cammei che sfruttano le venature della pietra per dare colori diversi alle varie parti. Le gemme presentano figure che emergono dalla materia. Le paste vitre dimostrano l'antica abilità nella lavorazione del vetro, come appare anche in reperti romani dello stesso materiale. Ma è possibile decifrare il codice simbolico delle gemme incastonate nella croce di Desiderio? Possiamo riconoscere diverse figure riconducibili all'iconografia romana, come la Vittoria Alata, che ricorda la celebre scultura simbolo della città di Brescia. La figura aristocratica di donna circondata dai due figli, realizzata con la straordinaria tecnica del vetro aureografico, fu a lungo identificata con quella di Galla Placidia, una nobile romana del V secolo. Scene mitologiche contrastano con simboli cristiani. Divinità pagane appaiono accanto a figure cristiane, come a rappresentare quella ricerca di continuità tra Medioevo e Roma che è il fondamento del Sacro Romano Impero. La loro presenza potrebbe sembrare casuale,
In realtà, i simboli della croce di Desiderio mirano a radicare nell'eredità dell'Impero Romano la nascita del nuovo potere medioevale, che è più direttamente rappresentato nel ritratto dell'imperatore. In quei tempi, nessun regno era concepibile senza fondarsi nel regno di Cristo. Il Salvatore ci appare al centro dei due bracci della croce, raffigurato da un lato in trono, in un'effigie del X secolo, e dall'altro crocefisso, in una giunta del XVI secolo. Per secoli, la croce viene utilizzata nelle funzioni devozionali e nelle processioni. Nel 1657 l'abbadessa del monastero descrive l'oggetto liturgico e lo colloca esattamente dove ora si trova. Dopo la chiusura di Santa Giulia, in ottemperanza alle soppressioni degli ordini monastici per volontà di Napoleone, come le monache, anche gli oggetti del tesoro abbandonarono il monastero. La croce, con pochi altri, venne ricoverata presso la Biblioteca Queriniana. Da lì fece ritorno in Santa Giulia alla fine dell'Ottocento. La vediamo ancora nella sua sede originaria, Santa Maria in Solario, nel monastero di Santa Giulia, oggi museo della città di Brescia.